Sì, ci vediamo lì. A dopo, Virgil. Sembrate molto legati. Come vi conoscete? È rilevante? Beh, mi piace sapere con chi rischio la vita. Lui è mio fratello e cerca di salvare il mondo. Qual è la tua storia? Ascolta, non ho mai chiesto il tuo aiuto, ma me lo hai dato e lo apprezzo. Mi fido di te. Anche tu puoi farlo. Mi ha salvata. In quegli anni ero in affido. Mio padre affidatario era un demone. Molto spesso di notte mi aggrediva. Dovevo scappare. Gli incubi. Non importa. Non sentivo niente. Non potevo scappare fisicamente, perciò ho trovato un altro modo. Io vagavo nel limbo in forma di spirito. E lì ho trovato Virgil. Ha sentito il mio grido di aiuto. Lui mi ha aiutata a combattere i demoni. In senso figurato e letterale. L'ho ucciso, il bastardo. Ora voglio combatterli tutti. Starai con noi fino alla fine, vero? Puoi contarci. Sei stato bravo. Abbiamo sconfitto la succube. Abbiamo attirato l'attenzione di Mundus. Ora dobbiamo solo disabilitare la sua rete di monitoraggio. La Raptor News Tower, controllata da Mundus, ha il monopolio sui media mondiali. Notizie, pubblicità, intrattenimento. Controllo della mente? Sì, e sorveglianza. Spiano la gente attraverso la loro rete di satelliti, router e telecamere a circuito chiuso e... Sì, me ne ero accorto. Qual è il piano? Kat? La Raptor News Network è gestita da un demone, Bob Barbas. Bob Barbas è un demone. Allora non è solo un bastardo. Ed è in quella torre. Non quella torre. È quella. Eh? Nel limbo, quello non è un riflesso. È la realtà. È una prigione. E Barbas la dirige con crudeltà. Nessuna pietà, né via di fuga. Prepari il portale. Sarai solo questa volta. Kat non può seguirti. Da solo va bene. Ha fatto abbastanza. La cosa buona è che non ci sono telecamere. Bene. Dante,
Sappiamo poco su questo Danny. Di certo sarà adorabile. Capisco perché le tue opinioni sono incasinate.
Allora anche nel limbo c'è la gatta buia. Entrare in prigione di mia volontà, incredibile. Dannazione, devo fare una deviazione. Qui Bob Barba. Svolgo solo il lavoro di Dio. Ok, ecco la torre. Si torna in pista. Qualsiasi tipo di pensiero illegale sarà punibile con la morte. Qualunque cosa tu sia, fuori dai piedi. Poveri bastardi. Yeah!
sofferenze prolungate. Il suicidio non è contemplato. I tentativi di suicidio allungano le sofferenze. Che fa? Scende? Stupendo! I vostri pensieri saranno monitorati. Qualsiasi tipo di pensiero illegale sarà punibile con la morte. Sono venuto per te, Bob. Oh, fantastico. Cosa sta succedendo lì?
Chi va là? So che sei lì. Avverto la tua presenza. Chi sei? Ti taglierò la testa. Metti giù il bastone. Non ti farò del male se non ne avrò motivo. Anche tu sei prigioniero di Mundus? No. Vengo da sopra. Sai come arrivare a quella torre? Torre? Perché? Per uccidere il demone che dirige la commedia. Mi aiuterei? Ucciderlo? Sì. Posso aiutarti. Se prima tu aiuti me. Sentiamo. Quei bastardi volanti mi hanno rubato l'occhio. Mi tormentano continuamente. Non posso andarmene senza il mio occhio. Sono intrappolato per l'eternità. Recupera il mio occhio e io ti porterò alla torre. Da questa parte! Bastardi volanti! Venite qui! Ora, Dante! Vai! Vai! Seguili! Trova il nido! Benissimo, fammi strada. Bastardi. Eccoti qua. Wow! Bastardi volanti! Vuoi giocare?
guardi i volanti. No, torna qui! Il nido deve essere quello. Perché faccio questo per un burbero vecchio demone? Ah, sì. Ecco perché. Ho capito. Tu devi essere l'occhio. Un agguato. Massa di bastardi.
testa! Forza, alzati! È stato un bel combattimento. Ora come torno indietro? Yeah!
Chi va là? Sono io. L'occhio? Ce l'hai? Ce l'hai? Posso vedere? Ci vedo! Dante! Mi conosci? No. Conoscevo tuo padre, Sparda. E in te vedo lui. Sparda era un demone. Io non sono come lui. No, naturalmente. Tu sei un Nephilim. Riesco a vedere anche questo. Tu chi sei? Phineas. Erudito. Inventore. Profeta. Demone. E fino al tuo arrivo prigioniero politico di Mundus. Ti sono grato. Non è stato un favore. Hai promesso di portarmi alla torre. Ma certo, amico mio. Ma certo. Di qua.